Oggi, ospiti di puntata, attraverso le Tech Rai vi presento i Jalis. Vincono il Festival 1997 di Sanremo i Jalis! Contenti? Felicissimi. Ecco. Veramente. Asciugato le brutte giornate, che ho aperto i lunghetti alle mie barricate. Il più cinico uomo si è perso per strada, pensando che amare non fosse di moda, giocando l'attacco a difesa di donna. Sta solo sorridere e la voglia di vivere. A bella ma i Jalis, eccoli qua! Alessandra, ancora un bacio, benvenuta, prego, accomodi, ciao Fabio, grazie. Benvenuto, grazie, grazie per aver accettato. Bellissimo, bellissimo collage, grazie agli autori. Grazie veramente per aver accettato il nostro invito, lo dicevamo in apertura, io voglio veramente la verità, perché ho sentito parlare voi in alcune altre occasioni della domanda più stupida, retorica, banale che vi si possa rivolgere, che riguarda cosa avete fatto, che fine avete fatto dopo Sanremo. Ovviamente il pubblico lo sa, perché vi ha seguito nei vostri concerti e vi ha visto anche in alcune occasioni. Però devo dire la verità, io voglio capire i meccanismi che hanno fatto sì che quella vittoria poi non sia stata accompagnata da un sostegno da parte della discografia, da un sostegno da parte della televisione e degli addetti ai lavori. Che cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Voi arrivate a Sanremo come in quella edizione, Alessandra? Allora, tutto comincia a Sanremo Giovani 95, quindi questo regolamento di Baudo che prevede le selezioni dei giovani da novembre. Quindi facciamo questa selezione, passiamo la selezione e veniamo praticamente, andiamo a Sanremo 96. Dove lì presentiamo il brano Liberami, quindi sempre categoria giovani. I primi 8 classificati di quell'anno andavano di diritto, sempre da regolamento, a Sanremo 97. Ma Baudo come vi ha scoperto? Allora, io avevo fatto una trasmissione nel 90 che si chiamava Gran Premio e facevo parte delle Leonesse del Veneto. Aspetta, 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 aspetta. Salvatore Perfetto in regia, no, Gran Premio, RVM4, l'abbiamo trovato, lo vediamo. Alessandra Drusiani, nata dove? Nata ad Arzo, in provincia di Treviso. Vedi, la volta scorsa hai cantato che cosa? Gloria, Gloria. Di Umberto Tozzi. Adesso un altro brano internazionale in diretta con il nostro band di Caruso. Ed è, mi pare, Pregherò. Sì, Stand By Me. Ecco, è lanciata da Ben King e poi da Adriano Celentano, un successo che tutti quanti ricordano. Alessandra Drusiani, Pregherò. E lui sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo e la sua luce e riavrà, e riavrà. Non te l'aspettavi, eh? Dentro l'oro della Rai e sono le teche, c'è veramente tutto. E quella è stata la tua prima occasione professionale televisiva? Assolutamente sì. 1990, io facevo ragioneria, ho fatto i provini e a un certo punto mi chiama la produzione, la redazione appunto di Gran Premio, mi telefona e fa: tu sei stata scelta per fare un'altra selezione a Roma per poi fare il programma. Io ho preso i libri, ho lanciato per aria tutto, credimi, perché quello era il mio desiderio, il fatto di entrare comunque nella televisione. Quindi nella è musica. Baudo che ti accompagna per mano verso Sanremo Giovani. E poi diciamo che ho finito Gran Premio, sono tornata su in Veneto. Sì. Anche se avevo firmato un contratto discografico, perché avrei dovuto fare un sacco di cose, all'epoca c'era Fantastico, quindi pensavano di farmi fare
carriera a livello televisivo, però io sono tornata in Veneto perché avevo fatto una promessa a mio padre di finire gli studi. Quindi mi sono portata a casa il diploma di ragioneria, che poi non di ragioniera, niente. E poi nel 92 sono ritornata a Roma e ho rivisto lui. E da lì è ricominciato tutto quanto. Quindi nel frattempo Baudo, diciamo, avevo perso un po' i contatti con Baudo, con Pippo. E quindi quando ci siamo riproposti, lui lì per lì non mi aveva neanche riconosciuto, anche perché mi sono proposta non più con quell'immagine rocchettara, capello riccio. Avevo un sari indiano, gli anfibi militari e un cappotto ussaro e poi una pettinatura che ricordava tanto la principessa Leila, quindi queste trecce arrotolate. Quindi ero totalmente un'altra persona. Un ambiente... Ma i colleghi, e in due eravamo. No? Diciamoci la verità. I colleghi in quell'edizione, c'erano colleghi molto famosi, molto popolari, molto amati dal pubblico in quell'edizione in cui avete vinto Sanremo. Poi arriveremo alla vittoria. Ma come vi hanno accolto nell'ambiente? Cioè, i colleghi di quella edizione di Sanremo, che concorrevano in quell'edizione, la verità... Del 97, parli? Sì, vi hanno accolto a braccia aperte o avevano un po' di diffidenza rispetto a questo duo che non aveva, diciamo, una storia musicale? Allora... Posso dirti che le selezioni del 95 di novembre, no, 96 neanche perché eravamo giovani, nel 97 quando abbiamo portato Fiumi di Parole, durante le prove di Fiumi di Parole, Alessandra era in sala, c'erano Anna Oxa, erano in sala, Patti Pravo, esatto. C'erano Anna Oxa e Patti Pravo che partecipavano, sì, c'erano anche loro e mi ricordo la loro attenzione verso Alessandra. E beh, l'accoglienza, non posso dirti che c'è stato l'abbraccio, ah che bravi, ben arrivati, anche perché non ci conoscevano, noi eravamo lì dei giovani arrivati dall'anno prima, dovevamo passare, il regolamento voleva, se passiamo nei big il martedì possiamo concorrere alla vittoria. Io mi sono sempre detto dentro di me, probabilmente qualche big gli avrà anche dato fastidio che siamo arrivati, diventati big in una settimana. Ma l'avete percepito nell'atteggiamento, il fastidio dei vostri colleghi? No, anche perché ognuno di noi è concentrato, è dentro la propria bolla, è concentrato per l'esibizione. C'era Siria che girava con la handicam e faceva delle riprese, era simpaticissima, c'era così insomma una cordialità tra di noi. Ma voi la giornata in cui, quella del sabato, in cui poi la sera siete stati decretati vincitori del festival, vi aspettavate di arrivare in cima alla classifica? Cioè, avevate percepito che c'era intorno a voi qualcosa che stava accadendo o è stata sorprendente la vittoria anche per voi? Il martedì. Allora, ti dico questo soltanto. La verità voglio. Ma noi abbiamo sempre detto la verità. Quindi, anzi, grazie che ci permetti di confermarla. Noi arriviamo il lunedì. No, la settimana prima per fare le prove. Non c'era un manifesto dei Jalis. Noi ci siamo presentati come Jalis SNC, produzione di edizioni musicali, perché non c'era una discografica che credeva in noi. Abbiamo trovato la EMI che ci offriva il passaggio e la Sony che ci offriva il passaggio. Sono due case discografiche, lo spieghiamo al pubblico a casa e a chi sta in studio. La Sony ancora c'è, la EMI no. Ed erano due case discografiche major che per regolamento, da come ti eri iscritto, dovevi presentarti con loro. Loro erano soltanto le case discografiche su distribuzione. Noi eravamo produttori, editori, autori, arrangiatori, cantanti e quindi artisti che ci esibivamo. Ma quindi... voi pensate, Fabio, di aver meritato la vittoria di quell'edizione? Questo... O che è stato qualcosa... Questo ce lo deve dire il pubblico. No, il pubblico ovviamente ha detto di sì perché poi ci c'era la giuria Doxa che ha votato, appunto. Quindi... Ma voi credete sarebbe stato meglio che il percorso fosse stato a tappe e pensate che quella vittoria in realtà ha contribuito ad arrestare la vostra carriera, o invece pensavate di meritare il podio? Guarda, ce lo siamo chiesto tante volte, se fossimo arrivati secondi. Però noi abbiamo avuto la fortuna di arrivare anche all'Eurovision Song Contest, quarto posto all'Eurovision Song Contest, e quindi girare il mondo, Jalis e Fiumi di Parole è nota in tutto il mondo. Io penso che se noi siamo arrivati primi, probabilmente al pubblico è arrivata questa... Però gli addetti ai lavori vi hanno odiato. Sì, io ma anche ho letto delle cose nei vostri confronti. Ma anche la stampa. Di una violenza. Appunto, gli addetti ai lavori, i critici, sì. Le persone che lavorano nel mondo della musica hanno vissuto la vostra vittoria come un'offesa alla musica leggera italiana e a chi aveva una storia, diciamo, più solida della vostra. Tant'è che avete ricevuto anche un'accusa. Voglio farvi vedere da Finvero 1997, un programma condotto da Anna Scafati, cosa è accaduto. Allora, questa canzone, ce lo stiamo tutti domandando, è un plagio o no? L'avete copiata? No, assolutamente. Noi ascoltiamo la musica inglese, quindi anche la musica dei Roxette, la musica degli Eurythmics, Enya, i Clannad, quindi
magari il sound potrebbe essere che praticamente richiama quei pezzi, però non è assolutamente un plagio, le note sono totalmente diverse. Chi l'ha scritta la canzone? Io. Eccomi. È molto no, che lavorate assolutamente insieme. Non volevo concludere, sì, perché sì. Non è per plagio, si intende 8 battute, vengono registrate 8 battute, nel nostro brano non ce n'è neanche mezza di battuta che possa ricordare melodicamente, si parla melodicamente, un altro pezzo, nel caso appunto il pezzo dei Roxette. Per essere chiari, no? C'è stata un'accusa forte di plagio e poco fa voi nell'anteprima vi avete detto, rivolgendovi a Giampiero Coletti, il concorrente della generazione Boomer, che la canzone, il testo è stato scritto da te in collaborazione con un'altra persona, Carmine, e la musica invece, la melodia, è stata scritta da te. Certo. Quell'accusa di plagio aveva motivo di esistere o è stata un'accusa che si accompagnava a tante altre? Un altro fango sul fango. Noi dovevamo essere... Chi l'ha lanciata questa accusa di plagio? L'agnello da sacrificare. Beh, la stampa. Ma chi? Nella persona di chi? Guarda, non mi ricordo se sarà sono la Repubblica? State le Iene. Le Iene? Le Iene? La Repubblica? Allora, non mi ricordo. Guarda, in questo momento non... Non però vorrei è stata catena. Citare però, Repubblica e le Iene, esatto. Che è un programma comunque, televisivo della concorrenza. Se non è stato il primo, è stato il secondo. Ok, comunque, insomma, tra loro due, dite, ne siete certi? No, non vorrei esserne certo, ma è stata talmente però poi anche Repubblica e anche le Iene, poi, se sono stati i primi, poco importa, hanno comunque contribuito a, diciamo, questa accusa che però le Iene è un programma fatto da gente molto preparata e seria, Repubblica è uno dei migliori giornali italiani. Capito. Se lanciano un'accusa lo fanno con cognizione di causa. Però era infondata, perché io, essendo anche insieme a Alessandra e Carmen Di Domenico, perché la società poi è entrata Carmen con noi, editori, noi non abbiamo mai avuto né una denuncia né una citazione. Ah, quindi una nessuno citazione. Vi ha mai rivolto un'accusa, io sto diciamo, aspettando dal punto i danni. Di vista della querela? Nessuno vi io ha chiesto i danni? Io sto aspettando i danni per la diffamazione che abbiamo ottenuto. E voi avete... Perché voi avete querelato? Assolutamente no. Perché purtroppo c'è stato talmente tanta... In che senso stai aspettando i danni? Danni morali. Perché cosa fai? Cosa vai a richiedere? Noi siamo stati talmente attaccati in un modo negativo dal fango del fatto che non dovevamo vincere perché chissà c'era dietro quale manfrina, quale situazione c'era. Qualcuno ha perfino scomodato, io ricordo, i poteri forti, la massoneria, dietro sì, i Jalis. Questo l'ho sentito anch'io. Allora, ho sentito di tutto su di voi. Allora, voi, noi ci hanno detto addirittura che noi eravamo prodotti da Carmen Di Domenico, che era la compagna di Sergio Bardotti, quindi uno degli autori, un grande autore che è stato all'interno della RAI. E quindi c'era Sergio Bardotti che ci aveva fatto vincere. Noi abbiamo le schede della Doxa che sono arrivati 15 minuti prima nella mano di Mike Bongiorno, e lì parla chiaro. Ma c'è una vostra corresponsabilità, noi siamo stati... in questo? Perché mi sembra curioso sì. Che c'è davamo stato... Davamo fastidio. Noi siamo davate dato fastidio. Fastidio a chi? A chi invece non... Guarda, noi abbiamo fatto Roma parla più. Chiaro, Fabio. Noi abbiamo fatto Roma... No, ma per l'amor di Dio. Noi abbiamo fatto Roma più. Noi abbiamo fatto Roma più. Roma più, Amadeus ha detto... Mi spiegate perché siete stati così attaccati in questo modo becero, in questo modo cattivo voi, durante il Festival di Sanremo del 97? E ha mandato questi alcuni filmati così. Io gli ho detto, io non riesco a capirlo, però ricordo una cosa. Dopo che noi abbiamo vinto il Festival di Sanremo del 1997, nel 98 dovevamo ripresentarci, i giornali titolavano Il Messaggero, questo lo ricordo bene, Sanremo vuole dimenticare Jalisse. Già da quell'anno. 99-2000 arriva una comunicazione da un capo struttura RAI. Finalmente abbiamo traghettato i Jalisse da Sanremo, dai Jalisse agli Avion Travel. E non ci saranno più restaurazioni, come dire, dimenticatevi Jalis. E noi da allora abbiamo sempre presentato i nostri brani senza avere la possibilità di accedere. Come li abbiamo presentati? Con la nostra etichetta indipendente, con alcune possibilità con altri artisti, con altri autori, con altri personaggi che collaborano con noi, Unista Ufic, il pezzo con la professoressa, un testo tratto da un saggio della professoressa Rita Lea di Montalcini, Linguaggio Universale. Abbiamo presentato diverse idee. Però il fango che loro hanno, la gente del mestiere, non parlo del pubblico. E non c'erano i social ancora. E non c'erano i social. Iniziavano i social. Mentre l'album Il Cerchio Magico del Mondo qui veniva non neanche preso in considerazione, negli Stati Uniti noi eravamo nella playlist della United Airlines, quindi capitava di sentire i nostri brani. Billboard ci dava come uno tra gli album più interessanti con Fred Bronson. E noi ci siamo sempre chiesti, ma perché noi siamo così attaccati? Io sono stato fermo per 2 anni cercando proprio, parte va bene, la nuova famiglia che cresceva. Ma vi ha attraversato, però, scusate la domanda,
vi ha attraversato, non voglio scomodare ovviamente una parola molto abusata a questo periodo in televisione, che è la parola depressione, che è poi si dice depressioni perché è usata al plurale perché descrive ovviamente varie tipologie, certo, di disagio interiore. Ma che tipo di disagio interiore entrambi avete vissuto essendo stati destinatari di questo tipo di accuse? Cioè, che cosa è accaduto dentro di voi in quei due anni? Noi non potevamo uscire di casa. Io ricordo che noi non potevamo uscire di casa perché venivamo presi in giro. E stavamo a Roma. In giro o insultati? No, insultati no. Ma in giro come? Per esempio? Noi, cioè, mancava il pane, cioè il pane aumenta, è colpa dei giallisti, sai, questi che no, oggi si chiamano giochi social, no, meme oppure queste. Allora no, allora c'era la stampa che veramente continuava a influire. Romano, il giornalista della stampa, mi sbaglio sempre col nome. Romano, il giornalista della stampa che abbiamo Paolo incontrato. Giordano. Paolo Giordano, Paolo, grazie. Paolo Giordano è del Il Giornale. Scusami, del Giornale. È un critico musicale molto competente. Paolo, del perdonami, Giornale. Perdonami. Disse, l'attacco, e lo fece in televisione, disse l'attacco che c'è stato verso i giallisti è stato un attacco becero, cattivo, ingiustificato.